Però io sono veramente contenta di potervi presentare una donna, un'imprenditrice, una cosmetologa, una persona dal cuore enorme, che è Patrizia Poggiali, che invito con me sul palco. Patrizia si occupa appunto di cosmesi da quando? Da quando sei piccola? Dal 1997 io ho cominciato a lavorare in un laboratorio. Quindi di quando ancora non eri nata, insomma, quando... giusto? Però sei appassionata appunto a tutto quello che vedevi intorno, dalle erbe di campo ai fiori spontanei, selvatici, quelli che purtroppo al giorno d'oggi un pochino stanno andando a scomparire, ma in alcune zone della nostra bella Romagna si riesce a trovare ancora qualcosa, cito una chiesuola a caso, sì, o esatto, comunque quella zona lì. E quindi con Patrizia oggi parleremo appunto di... Sì, cucina, ma cucina per creare cosmetici, che alla fine non si discosta molto dall'idea del cibo, perché da una parte il cibo è il nutrimento che necessita il corpo per funzionare, andare avanti, è il nostro carburante quotidiano, ma senza un po' di amore verso noi stessi il carburante serve a poco, secondo me. Quindi è per questo che, diciamo, forse è nata anche la cosmesi, non intesa come moderna cosmesi, quindi tutto marketing e alla fine della fiera stringi, stringi, non c'è niente, ma proprio come un momento da dedicare a se stessi, ed è un gesto d'amore che nessuno ci dovrebbe mai togliere. Vi invito a pensarla così la prossima volta che anche solo vi struccate o vi lavate il viso la mattina. Sono quei 10 secondi, 30 secondi, 5 minuti che voi dedicate al vostro benessere. Vi posso assicurare che non è mai tempo perso. Se ho sbagliato qualcosa, dimmelo. Io adesso veramente lascio parlare Patrizia e ti ringrazio ancora di essere qui con me, è un piacere. Allora, grazie a tutte e a tutti i presenti. Lo dico per chi si sta avvicinando adesso, siccome... Giulia ha detto questo è un intervento di ampio respiro e cominceremo proprio dal naso, no? Cominceremo dall'olfatto, cominceremo a parlare del senso forse più importante nella cosmetica e forse anche il senso più importante per noi, perché è quello che ci riconnette al corpo. Quando respiriamo noi ci riconnettiamo al corpo, è un modo che abbiamo per ricentrarci, e in questo i profumi, che sono un elemento cardine della cosmesi, sono anche una risorsa, secondo me, straordinaria e ancora troppo sottovalutata, che ci consente proprio nell'autoproduzione della cosmesi naturale di fare anche quasi un atto meditativo, un atto di connessione. È per questo che ho pensato, e l'ho pensato prima, che oggi noi parleremo di frutti di stagione, parleremo di arance, siamo in autunno, parleremo di cannella e parleremo di olio essenziale di arancia dolce. Ma io avrò il privilegio di annusarlo e forse voi no, perché siete in uno spazio olfattivo pieno di altri profumi. Per cui prima io ho distribuito qualche mouillette di olio essenziale di arancio dolce, che magari inviterei qualcuno che non l'ha ricevuta a venirla a prendere, o gliela portiamo, per essere tutti nello stesso spazio olfattivo. Aspetta. Non davanti alla telecamera. Aspetta, state lì che c'è un fatto. Arriviamo noi. Esatto, ve li distribuiamo. Ve li facciamo noi. Distribuire. Scusate, è bello della diretta. Finalmente lo posso dire. C'è qualcuno che può distribuire a chi non ha ricevuto una campioncino di questo? Siccome non mi aspettavo, anzi sono felice, tutta questa partecipazione, magari se siete in coppia, chi non l'ha ricevuto ne prende uno, poi ve lo passate. Anche perché la parte del profumo, anche in questo caso, non intesa come vezzo, cioè vezzo, passatemi il termine, come oh che buono quel profumo che ha usato, sì, la mia amica, lo voglio anch'io. È una cosa molto sottile, oltre che è una cosa prettamente personale, è un valore aggiunto che abbiamo solo noi, perché il mio naso non sarà mai come il naso di Patrizia, il profumo non mi arriverà o comunque non susciterà mai le stesse emozioni che crea in un altro individuo. Quindi è proprio un momento
personale. Intanto mentre vengono distribuite le mugliette, ne facciamo delle altre magari, se potete tagliarne un po'. E vi racconto perché il profumo poi è un senso, forse molti di voi lo sanno già, che è diverso da tutti gli altri. Non è come l'olfatto, non è come il gusto, non è come il tatto, perché è un istinto, è l'istinto primario che ci doveva suggerire se dovevamo attaccare o dovevamo fuggire. E quindi la natura ha fatto sì che questo impulso non venisse tradotto dal cervello pensante, la cosiddetta corteccia cognitiva, ma è un impulso che si attacca al cervello rettile, è quello che non pensa. Ed è il motivo per cui quando annusate, se un odore non vi piace, non riuscite a trattenere il gesto, no? È molto difficile. È lo stesso motivo per cui è difficile che voi sappiate pensare a un profumo come a quello della rosa, mentre riusciate a pensare a un sapore come quello delle patate fritte, ma è lo stesso motivo per cui difficilmente voi riuscirete ad arrestare un ricordo che vi porta a un profumo. Io ho visto gente crollare su un profumo. E quindi è molto... Pensate a quante volte noi attiviamo veramente il naso e a quante volte un semplice respiro ci riporta a contatto con noi stessi. Tutto questo pippone, in realtà, può essere riportato nel semplice atto di sbucciare un'arancia. L'olio essenziale di arancio dolce che voi state annusando, dal punto di vista aromaterapico, è un olio essenziale che si connette, è rilassante, ma rilassante a livello psichico. È un ansiolitico in qualche modo, è un calmante. Qualcuno prima mi ha detto ci vorrebbe una doccia, no? Alla sera, di olio essenziale di arancio dolce. E c'era una bambina prima che l'ha riconosciuto e mi ha detto io per dormire uso il mandarino rosso. Voi pensate a quante volte l'odore di qualcuno che sbuccia il mandarino vi mette allegria, no? E non tanto perché gli agrumi in effetti siano frizzanti in qualche modo, ma perché è un profumo legato alla nostra infanzia in un momento in cui eravamo molto aperti dal punto di vista olfattivo. E quindi i profumi dell'infanzia sono quelli consolatori, no? Che ci riportano a noi, ma semplicemente perché eravamo anche in uno stato di ascolto molto diverso. E gli agrumi quindi sono connessi a un po' a questo rilassamento e a questa allegria. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare in autunno, prima di fare le spremute che ovviamente tutti facciamo per riempirci, voi mi pensate e prima di tagliare l'arancia per fare la spremuta iniziate a sbucciare la vostra arancia. L'olio essenziale che voi state annusando è contenuto nelle ghiandole oleifere della buccia, in tutti quei puntini che vi resta anche sulle mani l'olio quando spremete un limone, quando spremete tutti gli agrumi. Queste ghiandole oleifere sono molto ricche di olio essenziale e noi lo possiamo estrarre in due modi. L'olio essenziale puro, diciamo, quello che state annusando voi, viene estratto con un metodo che si chiama di spugnatura, cioè viene forato, anticamente veniva fatto così, poi a livello industriale adesso è un processo leggermente diverso, si foravano queste cellule oleifere e poi l'olio veniva raccolto nelle spugne e quindi poi le spugne strizzate usciva l'olio essenziale. Qui lo raccogliamo puro, ma a casa io lo faccio sempre, continuamente per tutto l'inverno e lo faccio con le arance dolci, lo faccio con le arance amare, da cui si fa una marmellata benedetta, perché poi ci vuole la pazienza di un santo per togliere tutti i semi dell'arancia amara, ma l'oleolito, che è l'estratto che noi faremo con l'olio vegetale e la buccia dell'agrume, l'oleolito di arancia amara è qualcosa di incredibile. Si può fare coi cedri, si può fare coi limoni. Quindi noi andiamo a sbucciare l'arancia, andiamo a prendere un vaso qualsiasi. La nostra arancia, vedete, è tutta bagnata dell'olio essenziale. Andiamo a tagliarla
e così facilitiamo il processo di estrazione, perché noi andremo a mettere un olio in questo vaso e sfruttiamo un processo che in chimica si chiama simile scioglie simile. Quindi l'olio essenziale è oleoso, verrà sciolto dall'olio vegetale che noi sceglieremo. E così andiamo anche a rompere le bucce. Quindi noi, le nostre arance, vi consiglio, se lo fate, di fare una cosa per le arance, una cosa per i limoni, perché è bene quando si fa l'estrazione che si estragga il principio singolo. Noi lo facciamo con tutte le arance, prima, ripeto, di tagliarle, perché poi diventa più complicato. Andiamo a mettere un olio vegetale qualsiasi. Io preferisco l'olio di mandorle perché è più inodore. Non uso l'olio d'oliva in questo caso perché caratterizza troppo come profumo. È fantastico in questa stagione l'olio di vinaccioli, anche se è un po' più costoso perché è ricco di acidi linoleico, oleico, sono acidi grassi molto preziosi per la pelle. Quindi andiamo a riempire un vaso, adesso io l'ho fatto con un'arancia, ma ovviamente possiamo riempirlo anche qualche giorno a seguire. Ad esempio quello che ho fatto una settimana fa, ho fatto il succo di 2-3 arance, l'ho tenuto in un vaso, vedete che è già leggermente opaco, voi non lo vedete, forse sì, perché si inizia a sciogliere l'olio essenziale che ha una componente cerosa. Voi chiudete, oppure anche potete ad esempio aiutare l'estrazione forando con una forchetta. Chiudete il vostro vaso, non c'è bilancia, non ci sono, potete usare l'olio di girasole, l'olio di mais, non importa. E poi per una decina di giorni, questo è un metodo di estrazione velocissima, in 10 giorni già l'olio avrà estratto il vostro olio essenziale e avrete un olio pronto per il corpo, nutriente, profumato all'olio essenziale di arancia. Dovete avere solo la cura di agitarlo ogni tanto, perché ovviamente l'estrazione avverrà in una specie di intercapedine tra la buccia e l'olio, quindi voi avete un'estrazione che sarà molto concentrata qui, molto diluita ad esempio in cima al vaso, voi agitandolo facilitate il processo di estrazione. Non apritelo, non fate niente. Questo è il primo passo verso una cosmesi naturale, semplice, al 100%, che potete fare d'inverno con le arance, col bacello della vaniglia, ma d'estate la potete fare con le calendule, con le margheritine, ci sono tantissimi le camomille, con l'elicrisio, con l'iperico. È lo stesso processo. Voi andate ad ottenere un oleolita e una volta che sono passati 10 giorni, che il vostro naso vi dice che il prodotto è pronto, questo io adesso non lo butto, lo tengo e ho fatto questo per non sprecare niente, dopo quello me lo porto a casa. Voi semplicemente lo filtrate . Vi si colorerà molto, sarà un giallo stupendo e c'è anche secondo me una sorta di terapia aromacromatica. Dopo come conservazione? Come conservazione non c'è bisogno di niente di base, perché qui non abbiamo acqua. Quel poco di acqua che noi cerchiamo di evitare è quello della zona bianca dell'agrume che cercheremo di non togliere, quindi usiamo un pelapatate per questo. E qui, non essendoci acqua, non abbiamo bisogno di conservare. Se ne facciamo una grande quantità e vogliamo tenerlo per tutto l'anno, ma questo 6 mesi conserva il profumo, l'odore e tutto, possiamo aggiungere un po' di vitamina E, una vitamina E che si trova normalmente anche in farmacia, si usa 1 grammo ogni 100 grammi. Per evitare che in realtà l'olio vegetale si ossidi, no? Come fanno gli oli vegetali, ma a livello di conservazione batterica qui non abbiamo problemi. Quindi noi qui abbiamo già un olio per il corpo che avrà il profumo dell'olio essenziale di arancia, proprio nella sua totalità, sarà più delicato ovviamente di un olio essenziale puro, che possiamo profumare
arricchendolo, no? Con qualche olio essenziale di cannella, oppure possiamo mettere una stecca di cannella sbriciolata all'interno del nostro oleolita ed estrarre anche un po' il piccante della cannella, oppure possiamo aggiungere un po' di vaniglia se abbiamo la pelle leggermente delicata e magari abbiamo paura che la cannella ci riscaldi troppo. Da questa base noi andremo a fare adesso altri tre prodotti cosmetici molto semplici. Ma prima di questo abbiamo la vitamina C nella nostra arancia. Quanti di voi utilizzano prodotti per il viso, per il corpo a base di vitamina C? Se ne siete mai... Brave. Brave. Adesso vi spieghiamo perché brave, perché penso sia uno degli ingredienti cosmetici, ovviamente adesso più in voga, però uno dei più straordinari, ha veramente tantissime proprietà e sono contenta che Patrizia vi faccia vedere anche come poter utilizzare una vitamina C veramente naturale, assolutamente innocua per la pelle e che è dentro la dispensa di casa vostra soprattutto. Allora, quindi noi abbiamo la nostra spremuta, perché noi qui dobbiamo sempre pensare che siamo in cucina, quindi dobbiamo pensare a nutrire il corpo e a nutrire la pelle, e ci sono mille modi per riuscire ad avere questo approccio senza sprecare gli ingredienti, anzi, no? Allo stesso modo, quando ci facciamo una tisana di malva, quella tisana in realtà è un tonico lenitivo che noi possiamo usare anche facendoci una maschera o usando la malva come tonico. Quindi è un approccio che un po' si sta perdendo e io spero di riuscire un po' a riportarlo nel quotidiano. Questo succo, che è un succo ovviamente di arancia, è ricco dei cosiddetti alfa idrossiacidi. Quelli che vedete nelle etichette scritto AHA. Che stanno diventando molto famosi nei sieri puri perché hanno un effetto molto profondo, veloce anche ed efficace sulla pelle, sono leviganti, sono illuminanti e riescono proprio a rigenerare la pelle. Qui ce li abbiamo tutti, soprattutto abbiamo l'acido citrico, che credo lo conoscerete tutti, e l'acido ascorbico, che è proprio la vitamina C. Qual è il vantaggio di questa preparazione? È che qui noi abbiamo la vitamina C pura e fresca, che in un cosmetico non troverete mai in questa forma, perché la vitamina C 48-72 ore si degrada. Quindi per farla e per utilizzarla in un cosmetico la dovremo mettere in una forma diversa, in una forma stabilizzata cosiddetto, no? Quindi troverete non ascorbic acid sull'etichetta di un cosmetico, ma troverete ascorbil palmitate, ascorbil fosfate, troverete tutta un'altra serie di indicazioni. O ultimamente comunque si vedono, se no, delle preparazioni da fare ex novo con la polvere da attivare, esatto. E hanno una durata appunto di massimo 3 giorni. Come con alcuni integratori, no? Farmaceutici in cui si schiaccia il tappo, si libera il preparato. Ora qui noi ce l'abbiamo puro e il metodo più veloce per farci un siero maschera, illuminante, levigante, antiossidante e chi più ne ha più ne metta è addensarlo con la gomma di guar. Scusate, sono emozionata alla guar. Con la gomma di guar, che è quella che usate per i dolci. Non funziona allo stesso modo con la xantana, non funziona allo stesso modo con l'agar agar, le ho provate tutte, quindi questa ci vuole, ma è una... Se ne mette una puntina, fino adesso non abbiamo usato bilance, non abbiamo pesato niente, non abbiamo una puntina nel succo, si mescola. Adesso io ne uso un altro po', ne ho messa poca. Piano piano si addensa, vedete che si sta già addensando. Voi in base alla quantità che avete tenuto, ecco, è già andata. Mi dispiace che voi non sentiate adesso questa cosa, ma potete usare un altro po' l'olio essenziale per essere insieme a me. E qui abbiamo già un siero, non so se si riesce a vedere, luminoso, fresco, che possiamo semplicemente
applicarci sul viso e avremo l'azione levigante degli alfa idrossiacidi, quindi dell'acido citrico, quindi andremo a rimuovere le cellule morte, ad aumentare quello che si chiama il turnover cellulare. Noi abbiamo cellule morte che ci seccano la pelle, che ci impediscono, anche se abbiamo la pelle secca, poi di nutrirci, quindi uno scrub, un peeling va sempre fatto. Andiamo a stimolare proprio la produzione con la vitamina C di collagene e di elastina. Abbiamo un prodotto freschissimo, profumatissimo, lo teniamo in posa 10 minuti e poi lo risciacquiamo. Mentre ci facciamo la nostra spremuta o semplicemente utilizzando uno spicchio di arancia. Potete fare la stessa cosa col limone, ma il limone è veramente più strong. Adesso vi ho portato qui l'attrezzo del piccolo chimico, che è una cartina al tornasole cosiddetta, che cambia colore a seconda del pH. Quindi se io metto un po' di cartina tornasole sul succo di arancia, vedrete che questa cartina più o meno andrà a pH, non so se si vede il colore esatto, tra 4 e 5, no? Che è un pH più vicino al pH della pelle, quindi avrà un'azione molto delicata. Quindi se avete la pelle sensibile, se non avete la pellaccia over 50 come la mia, se non è la prima volta che fate un peeling, vi consiglio appunto di cominciare con l'arancia. Perché se vado sul limone, e questa cosa io l'ho fatta con tutti gli agrumi, quindi il pompelmo un po' di meno, il lime un po' di più, dopo diventerete anche voi piccoli chimici dopo questa cosa, e vedrete che invece il limone diventa rosso. Andiamo a pH 2, pH dello stomaco quasi, no? Quindi è molto, molto efficace, ma è anche molto intenso. È come un peeling all'acido glicolico, che sono quelli che fanno le estetiste praticamente solo, perché sono peeling molto profondi, molto leviganti. Il pH ci dà un'idea della concentrazione acida dei nostri preparati e ci aiuta a scegliere anche il tipo di peeling che noi possiamo sostenere. Quindi questo è il nostro primo prodotto semplice, gomma guar ad addensare il vostro succo di arancia o il vostro succo di limone. Ci sono volte che io faccio un po' e un po', 50 e 50, mi porto un pH a 3,5, 4 e basta. Questa è una cartina che si compra con grandissima facilità, ovunque. Ah, su Macrolibrarsi, ad esempio, sul sito la vende. Grazie, grazie. No, comunque... Okay. È bello anche l'idea di aggiustare il tiro, diciamo, con il pH. Tendenzialmente mi viene da pensare che un prodotto di questo tipo a base di olio essenziale di limone, quindi con un pH molto molto basso, quindi molto molto acido, assolutamente sconsigliato per le pelli un pochino più secche e soprattutto le pelli sensibili, perché rischierebbe di essere troppo aggressivo. Allora. Vado a prendere un po' di acqua. Ok. Così. Allora, mettiamo un po' di acqua adesso perché poi faremo una fusione a bagnomaria. Ma prima andremo a preparare uno scrub. Per il corpo, sempre con la nostra base, con il nostro oleolito di arancio, ma ripeto, cioè sbizzarritevi, se fate le marmellate di agrumi, dovresti poterlo mettere. Vado. Non vi perdono quella di buttare la buccia, vi perdono solo se fate le scorzette di arancia, allora quelle sì, quelle si perdonano. Ok. Quindi per il nostro scrub invece per il corpo, perché parliamo di scrub adesso? Perché torniamo dall'estate, la nostra pelle un po' si è inspessita se siamo stati al sole. Perché? Perché la pelle ha due modi per difendersi dal sole in maniera naturale. Si iperkeratizza, si dice, quindi le cellule morte si accumulano, si spessisce la pelle,
perché non si deve disidratare, perché è caldo, perché non si deve bruciare, diciamo, e poi si pigmenta con la melanina, che è il nostro filtro naturale. Quindi abbiamo una pelle leggermente più spessa, anche se più colorata, ma adesso dobbiamo lasciare andare, no? Come si dice in altri settori, e lasciare andare l'abbronzatura e lasciare andare l'esfoliazione. Lo facciamo con la gentilezza dello zucchero di canna integrale e l'altra caratteristica che ha il nostro olio essenziale di arancia che abbiamo estratto, che è un'azione decongestionante sul sistema linfatico. Ha un'azione drenante, come tutti gli agrumi, ha un'azione lenitiva e risolvente sulla ritenzione idrica e sugli edemi, quindi è perfetto, ad esempio, in caso di ritenzione idrica, ma è anche perfetto adesso per riattivare un po' il microcircolo, soprattutto durante l'inverno. Considerate che quello che noi facciamo adesso ci servirà per tutto l'inverno, perché è una stagione in cui avremo bisogno di curare particolarmente la nostra pelle, che resterà al coperto, subirà gli sbalzi termici, eccetera. Quindi anche qui, senza bilance, senza niente ancora, andiamo a utilizzare lo zucchero integrale di canna. Io vi consiglio, e questa non è una DV, vi consiglio il Dulcita, che oltre a essere il commercio eco solidale, e quindi andiamo a dare valore ai progetti di commercio eco, perché la mia frase è che non ci può essere bellezza senza dignità, e quindi andiamo ad aiutare andiamo ad aiutare dei progetti di commercio ecosolidale. Dopo vi parlerò del burro di karité, che soprattutto ultimamente sono tanto incentrati sulle comunità di donne che spesso non sono alfabetizzate, che non possono incontrarsi, che riescono attraverso a questi lavori che il commercio eco mette a disposizione a iniziare ad avere una cultura di gruppo al femminile, e questo sta cambiando veramente la vita di tanti gruppi di donne al sud del mondo. Quindi lo zucchero Dulcita è uno zucchero molto fine, a differenza di uno zucchero di canna standard, che è uno zucchero grussolano perché viene ricristallizzato. Questo è integrale e vi farà uno scrub dolce anche per il viso, cosa che non vi può fare un altro zucchero, a meno che voi non lo pestiate col mortaio. Quindi noi andiamo in un vasetto, dopo poi vi dico perché il vasetto, a riempirlo a 3/4 con lo zucchero. La stessa cosa vale col sale e limone, per l'oleolita di limone, ma secondo me è qualcosa di più estivo. E poi semplicemente andiamo a aggiungere il nostro olio di oleolita di bucce di agrumi. Piano piano l'olio scende, noi cerchiamo di farne magari un vasetto in modo che ci siano 5 mm, un dito di olio sopra al nostro zucchero. Possiamo aggiungere, io ve lo consiglio, qualche olio essenziale in più di quelli che vi piacciono. Se volete un'azione drenante, state sugli agrumi. Se volete avere un'azione riscaldante, soprattutto d'inverno, potete usare anche con l'olio essenziale di cannella. L'olio essenziale di cannella foglie è più delicato della corteccia, ma sono tutti stimolanti, oppure l'olio essenziale di zenzero. Io ne ho scoperto uno che è addirittura vaniglia e zenzero, oppure potete usare un aroma di vaniglia se invece avete la pelle più sensibile. Un aroma di vaniglia alimentare si scioglie perfettamente qui all'interno. E quindi in questo caso, adesso io vi faccio vedere questa dose, ne metto un altro po'. Mettiamo qualche goccia di olio essenziale in aggiunta, lo mescoliamo e questo è già pronto così. Voi lo potete usare sulla pelle asciutta prima della doccia, lo mescolate, lo prendete con la mano, ve lo massaggiate, sentirete un effetto scrub delicatissimo ma profondo, e contemporaneamente l'olio va a nutrire la pelle, a proteggerla, a levigarla e a renderla proprio più emolliente. Fate la doccia con l'acqua tiepida
Se riuscite, non vi lavate col bagnoschiuma, con nient'altro, perché siete già detersi profondamente e avrete una pelle, uscite dalla doccia, splendida. Se non è così, mi telefonate, io rispondo di tutte le dichiarazioni che faccio. Soprattutto se non amate i prodotti nutrienti ma avete sempre la pelle secca, utilizzare un olio per il corpo, anche il vostro oliolita di arance, prima della doccia o dopo, ma sulla pelle bagnata si forma un'emulsione immediata, ve la rende proprio più fresca l'applicazione, vi cambia completamente la pelle d'inverno, che lo so che ce l'avete spesso secca o pruriginosa. Perché pruriginosa? Perché vi detergete troppo, vi portate via lo strato lipidico protettivo e poi ovviamente la pelle non si riesce più a difendere, perché nello strato lipidico protettivo c'è anche il pH che ci protegge dai batteri e da tutta una serie di cose. La cosa carina è che questo diventa simpatico anche da regalare, perché una volta che voi avete riempito, avete scritto sempre il prodotto che state facendo con la data e con un'arancia essiccata, magari una cannella e una cordicina, diventa una cosa carina che si può poi regalare o si può conservare in maniera carina, insomma. Qui mettiamo un po' dei prodotti che abbiamo fatto. Anche perché questo tipo di scrub, diciamo che penso abbia una granulometria, quindi un effetto scrubbante italiano proprio, italiano, è leggermente più forte rispetto al classico fondo di caffè, perché il granulo è oggettivamente più grande rispetto al fondo di caffè, ma allo stesso tempo non vai mai a rischiare quello che potrebbe essere un disastro con il sale grosso, che alcuni cristalli rischiano anche di tagliare, oltre che di irritare la pelle. Quindi è il compromesso giusto per chi non ama prodotti troppo aggressivi, ma allo stesso tempo non è soddisfatto del prodotto delicato. Ma sulla pelle questa combinazione è perfetta: olio, olio essenziale di arancia e zucchero di canna. Sul viso io uso spesso il fondo di caffè, infatti ne abbiamo parlato, abbinato all'olio di cocco. Olio di cocco però non con questa temperatura, quindi o lo prendiamo dal frigo perché dopo i 27 gradi si scioglie, però oppure abbinato anche allo zucchero di canna se voglio fare uno scrub leggermente più, però per il corpo questo qui è fantastico. Ora andiamo a fare il quarto prodotto, andiamo a fare un prodotto solido, quindi una crema che in realtà è solida, che si fonderà a contatto con la vostra pelle, sempre con la nostra base di oleoliti. E poi una cosa che mi è venuta ieri sera, andiamo a rendere solido anche il nostro olio per il nostro scrub per il corpo, in modo da avere sempre un solido scrub e un solido nutriente insieme. Allora, qui bolle, ma va bene. Qui, se vi volete, invece andiamo a fare la ricetta, vi do le dosi. Per il nostro balsamo solido andremo ad utilizzare 10 grammi del nostro oleolito di arance. Se non fate l'oleolito d'arance, qualsiasi olio vegetale voi abbiate, quindi mandorla, girasole, più profumato è, meglio è, però. Quindi. E lo andremo a fondere a bagnomaria. Il jojoba? Ci piacerebbe. Ci piacerebbe l'argan, proprio se fossimo in momento di stesa. Quindi, 10 grammi di olio, oliolito di arance meglio, 16 di burro di karité. Allora, i burri di karité non sono tutti uguali, qui potete usare più o meno tutti, io ne ho trovati alcuni di biologici, di aziende che adoro, che però se dovete fare dei prodotti per il corpo non vanno benissimo, perché sentirete che hanno una specie di pallini di cera, non so se è il processo di raffinazione che li ha resi così, non lo so. Biologici di aziende che adoro, quindi saranno di ottima qualità. Il burro di karité, quando lo scegliete, se avete modo, cercate che sia cremoso, deve essere una specie di crema. Poi, burro di cacao. Allora, adesso c'è il momento confessione, perché io me l'ero dimenticato
il burro di cacao, perché dopo lo userò per un'altra ricetta. E quindi questa doveva venire bianca candida, questa ricetta, ma dopo poi ve l'ho rifatta. Però sono andata a prendere del cioccolato puro, che è la stessa cosa. Non ho trovato il cioccolato bianco, ho trovato il cioccolato 85% puro mascovado di altro mercato, che è praticamente, non lo so... Se ne lasci un pezzettino, un io peccato... lo mangio volentieri. Ecco. Quindi in questo caso qui, se noi avessimo usato il cioccolato bianco ce ne sarebbe andato di meno, perché è una... Uguale, io ho fatto la stessa cosa, okay. Perché poi alla fine avremo una cosa un po' più fondente, un po' meno fondente, ma non è che ci fa tutta questa differenza. Io questo prodotto a San Valentino lo faccio col cioccolato bianco, lo colo nei cioccolatini e faccio dei cioccolatini fondenti per il corpo al peperoncino, che è una cosa carina. Quindi qui normalmente ci andrebbero 80 grammi di burro di cacao, ma se avete del cioccolato va bene lo stesso. Anzi, il cacao ha tantissime proprietà per la pelle. 15 grammi di cera d'api o, nella versione vegana, la metà di cera carnauba, quindi 7 grammi e mezzo, 8. Poi, facoltativo, ma a me piace, l'amido di mais o l'amido di riso, quello che avete in cucina, l'amido di tapioca anche, ancora... Perché in questo caso asciuga un pochettino il prodotto nel momento in cui si stende, quindi lo rende un po' più asciutto, non così ricco. Però se non ce l'avete, funziona lo stesso, usate 6 grammi di karité in più, ad esempio. Questo noi andiamo a fonderlo a bagnomaria. Poi vi consiglio 6 grammi di amido di riso o di mais. O di... Sono attenti, eh? Mi piace Sono questa attenti. Cosa. Bravi. È che siamo agli esami di settembre e qui questa si ripete l'anno, se no è vero. Allora, uno stampino di silicone qualsiasi. Qui la cosa carina è se... Queste io le ho fatte io affettando sottilmente le arance, le potete mettere in forno alla temperatura minima che avete per qualche ora, oppure nell'essiccatore col programma quello crudista da 42 gradi una notte. Vi vengono d'inverno, io le metto anche con un foglio di carta oleosa sul termosifone, vengono uguali. Quindi. Quando colate, una cosa carina, potete, se avete un fondo, uno stampino da muffin come questo, o uno stampino che abbia un diametro come quello della vostra arancia, la mettete sul fondo, in modo che poi vi rimanga come una tortina carina. Ti chiedo, c'è il mio... Sì. Qui intanto si sta fondendo tutto, non lo vedete ma non importa. A bagnomaria più o meno la temperatura che dovete raggiungere per fondere la cera d'api è sui 65-67 gradi, ma lo vedete, la carnauba si fonde a temperatura più alta, dovete raggiungere quasi 75-80, ci vuole un pelo più di pazienza però. Anche qui, poi quando voi fate la prova e vi sembra troppo fondente, poco fondente, voi usate la stessa ricetta e mettete qualche grammo in più di cera. Ve la adeguate, così come se ne avete un po' di meno vi verrà un po' più fondente. Non ci sono ricette precisissime. E poi bisogna sempre sperimentare. Sempre. Anche perché sbagliando si impara anche
in cucina quando si preparano i cosmetici. Io noto che c'è un po' più di timore psicologico nel fare la cosmesi rispetto alla sperimentazione, perché non c'è un approccio simile, no? Si è un po' perso, però speriamo di riprenderlo. Qui io abbasserei anche un po' se si riesce, così forse sì, dopo ci riserve. Si è spento proprio. Ecco. Ma non importa, tanto poi. Quindi, quando avete tutto fuso, a questo punto potete profumare. Aspettate che più o meno si raffreddi, lo vedete quando si addensa un pochettino, perché se mettiamo l'olio essenziale caldo, il punto è che andrà a evaporare e ci perdiamo una parte dell'essenza. Questo lo teniamo sul fondo. Adesso ovviamente, siccome sapevo che non avremmo avuto il tempo per raffreddarlo, io l'ho già preparato col burro di cacao, così dopo vedete le due versioni. Questo è, cioè, da mangiare, non devo smettere di fare queste cose. Ok, adesso comunque possiamo. Okay. E possiamo aggiungere un po' di olio essenziale. Io metto 10 gocce di olio essenziale di arancia, 20 gocce in totale. Le divido in 10 di olio essenziale di arancia e 10 di vaniglia, oppure qui c'era una miscela di vaniglia e zenzero, oppure un po' di cannella, ad esempio 5-6 gocce di cannella, a seconda del vostro gusto. Se avete l'aroma di mandorla quel giorno, mettete l'aroma di mandorla, non importa. In questo caso, ovviamente, il nostro olio essenziale apporterà anche delle proprietà specifiche, no? Quindi, se andiamo a usare lo zenzero, avremo un'azione lenitiva anche sulle muscolatura. Abbiamo usato il karité è forse il burro che io amo di più in assoluto da utilizzare sulla pelle, è lenitivo, è il burro che ha la più alta concentrazione di fitosteroli naturali. I fitosteroli sono l'alternativa naturale ai cortisonici, quindi il burro di karité ne ha il 17, dal 14 al 17%, non esiste un altro olio, un altro burro con queste proprietà lenitive, tant'è che si può usare anche totalmente puro. Se abbiamo la pelle arrossata, se abbiamo, ad esempio, sui bambini si usa tantissimo. Tutti i prodotti dei bambini, per bambini che ho sviluppato, ho sempre messo dentro una percentuale elevata di karité e i test di efficacia lenitiva sono sempre stati straordinari. Quindi karité è veramente una risorsa incredibile. Quindi noi andiamo adesso a colare un po' il nostro prodotto, questo è un po' più grandino. Sembra un corso di cioccolateria, vero o no? E un po' è anche vero. Ok. Ok, adesso noi fingiamo che qua sotto ci sia un frigo magico, e lo mettiamo qua a raffreddare. Questo io lo laverei un attimo, anzi, e andiamo a fare allo stesso modo il nostro scrub solido fondente da doccia. Vi chiedo, ci metteremo poco, di restare fino alla fine, perché mi è venuta una cosa ieri sera bellissima che vorrei che vedeste tutti, perché è una cosa bellissima. L'efficacia di questi prodotti, ci tengo a dirlo, non è secondaria a una crema nutriente ricca, acquistata, e lo dico perché le produco, quindi mi dovrei dare la zappa sui piedi, però è vero che qui noi abbiamo
la fortuna e il privilegio di usare ingredienti puri, ingredienti freschi, no? È come quando facciamo il pane fatto in casa, quando facciamo la pasta fatta in casa. È chiaro che è buono anche il pane che acquistiamo all'esterno, però è vero che lavorare con ingredienti puri, con materie prime pure, allo stesso modo nella cosmesi, nella cura della persona, la materia prima fa il prodotto. Non è tutto quello che ci gira intorno. Una buona materia prima fa il piatto. Nella cosmesi è uguale. È la materia prima che fa l'efficacia del prodotto e la qualità del prodotto. Motivo per cui quando sento dire ma ho letto l'INCI, c'è questo, c'è quello. Sì, anch'io ho letto la ricetta della torta al cioccolato di Carlo Cracco, ma vi assicuro che io non riesco a fare la ricetta del cioccolato, della torta al cioccolato di Carlo Cracco. E nella cosmesi è la stessa cosa, cioè secondo me oltre giustamente a una sana informazione che riguarda magari l'etichetta, quindi il capire che cosa contiene un cosmetico, se questi ingredienti fanno bene o fanno non male, ma non sono adatti magari a noi, è chi lo produce, chi c'è dietro, da dove viene questo, da dove viene quell'altro. Infatti sono molto contenta che comunque anche prima hai parlato del discorso del commercio ecosolidale, perché assieme a Patrizia abbiamo fatto con Macrolibrarsi un bellissimo progetto con solo materie prime da commercio ecosolidale, in collaborazione tra l'altro con i ragazzi di Altro Mercato, e pochi prodotti semplici che però sono estremamente efficaci, e anzi sono il doppio efficaci, perché quando li metti sulla pelle non fai bene solo a te, ma stai facendo bene a delle comunità che tu non vedi, ma gli hai fatto del bene. Quindi questo è il valore aggiunto ed è il messaggio bello anche della cosmesi. Bene. Grazie. Quindi la nostra ultima ricetta, che è il fuori programma, è lo scrub fondente da doccia con lo zucchero di canna e il nostro olio rita d'arancia. In questo caso abbiamo ancora meno ingredienti. Abbiamo il burro di cacao, in questo caso vero, e qui ne usiamo 50 grammi. Usiamo sempre 10 grammi di olio vegetale, olio lito di arancia in questo caso, di limoni, oppure se avete l'olio di cocco va bene l'olio di cocco, come vi dicevo. Quanto tempo abbiamo, Giulia? Siamo in tempo? Sì, sì, sì. Ma io ti do anche 5 minuti in più. Grazie. Se mi sente qualcuno di quelli di prima mi uccide, ma... Usiamo 40 grammi di zucchero di canna. Un'altra variante d'uso delle scorze potrebbe essere anche quella di essiccarle e frullarle con un buon frullatore. Io ogni tanto lo faccio. Fanno una polvere scrabante, anche questa, molto delicata, che potete sostituire totalmente o anche in parte allo zucchero di canna. Quindi voi le essiccate completamente, poi le mettete in un frullatore, le riducete a polvere più o meno grossolana e le potete usare direttamente. La scorzetta dell'arancia. Se non la mettete, oppure cioè, l'iperproduzione di spremute in un certo momento a casa vostra, una parte delle scorze si può anche essiccare e frullare, e questa polvere è uno scrub che si può usare in alternativa allo zucchero. Quindi abbiamo detto 50 di cacao, 10 di oleolito di arance o di olio vegetale e 40 di zucchero di canna. Qui è una cosa che non potete non fare, ci sono 3 ingredienti, tra cui uno lo zucchero. Qui fonderà in un attimo e qui il procedimento è leggermente diverso, perché avete visto che non c'è cera d'api e il burro di cacao, se lo tenete in mano, si scioglie, no? E questo è il nostro scopo. Noi avremo un prodotto che a contatto con la pelle, ancora più di quell'altro che faremo, perché quell'altro invece dovremo scaldarlo leggermente, si fonderà. Quindi cosa succederà? Che quando si andrà a raffreddare, noi dovremo fare in modo di tenerlo mescolato fino a che si sia raffreddato un pochettino, perché lo zucchero di canna tenderebbe a separarsi completamente, no? Quindi avremo lo zucchero sul fondo e il nostro burro sopra. Quindi noi cercheremo di mescolarlo, non vorrei bollirmi, no, ma va bene, facciamo in fretta. Mescolarlo fino a vedere che si addensa. Poi lo mettiamo, questo segnatevelo perché fa parte del processo, lo mettiamo in freezer subito.
Così andiamo a fermare la discesa del nostro zucchero, lo teniamo mezz'oretta, un'oretta in frigo, in freezer, e poi lo mettiamo qualche ora in frigorifero, sempre colato in uno stampo di silicone, perché poi sarà facile farlo uscire. Possiamo sempre colarlo in quello di prima, che intanto si sta raffreddando. Tutti questi prodotti, come vi dicevo, e io faccio sempre questi interventi con prodotti che non hanno bisogno di conservanti, quindi non hanno acqua all'interno. Noi abbiamo bisogno di conservare ciò che contiene acqua, soprattutto se abbiamo degli estratti, no? Perché batteri, muffe, lieviti si sviluppano in questi sistemi, non sicuramente in sistemi dove abbiamo solo una componente oleosa. Possiamo rallentare l'ossidazione dei prodotti utilizzando un po' di vitamina E, quindi, come vi dicevo, sempre 1 grammo su 100, quindi se facciamo 50 grammi 0,5, però se lo facciamo e lo utilizziamo da lì a poco non importa. Qui io mi scotterò per sempre. Ok, mentre questo si scioglie, dovete sapere che la pelle ha bisogno di sostanze nutrienti man mano che passano gli anni sempre di più, ve lo dico perché lo so. Quindi nel tempo la pelle fa sempre dei cambiamenti quantitativi, cioè dai 20 a 30 è un po' più secca, ci sono un po' più rughe, dai 30 ai 40 aumenta questa caratteristica, dai 40 ai 50 ancora più rughe, eccetera. Ai 50 però, quando il sistema ormonale cambia e si entra in menopausa, c'è un cambiamento anche qualitativo. Quindi vengono proprio a mancare delle strutture che fino a quel momento lì restavano. La pelle è fatta di cellule all'interno delle quali c'è una matrice complessa che cementa le cellule. Questa matrice è una matrice lipidica e con la menopausa è questa che viene a mancare, no? Per cui qui abbiamo bisogno di andare a lavorare su quella matrice e quindi di restituire qualcosa che la pelle di suo non produce più, o produce in maniera inefficiente o produce in maniera scarsa. Quindi burri di cacao, di karité, oli vegetali ricchi come l'argan, come il jojoba, sono fondamentali. E anche il tipo di routine va cambiata. Quindi la detersione deve essere sempre più oleosa, quindi come vi dicevo, simile scioglie simile, lo sporco, il trucco sono grassi, noi andiamo a lavorare con i lati detergenti che hanno una componente oleosa, ma sempre di più anche con i burri, no? Ci si strucca anche in maniera molto profonda col semplice olio di cocco, che lascia la pelle idratata, nutrita e strucca perfettamente. Oppure potete combinare l'olio di cocco, che è un peeling fantastico per me, col cocco rapé. Avete presente la polpa di cocco? Quella... Voi utilizzate l'olio di cocco e il cocco rapé, o l'olio di cocco e il cocco rapé e il latte di cocco. La prova la faccio sempre e restano sempre tutti scioccati. Perché se voi vi fate un cuore con una matita da trucco e passate poi il latte di cocco con un po' di cocco rapé, vedrete che la pelle si strucca immediatamente, molto in profondità, molto di più a volte che con alcuni latti detergenti o con l'olio di cocco, perché siamo nella massima efficienza del sistema chimico simile scioglie simile. Quindi noi adesso stiamo aspettando ancora che si sciolga questo burro di cacao. Lo taglio leggermente così facilito lo spezzetto.
se non riusciamo lo lascio fondere, poi fingo di colarlo e tiro fuori il risultato. Non tocca più l'acqua, sì, ma dovremmo farcela, guarda. Adesso ne colo una parte e poi dopo tiriamo fuori. Ecco, allora fingiamo che si sia sciolto completamente. Non so se lo vedete, esatto, si deve sciogliere ancora un pochino. Allora io lo lascio sciogliere perché poi non voglio buttarlo stasera, mi ci faccio la doccia come... Ce la faccio, mentre sì. Quindi noi lo lasciamo raffreddare mescolandolo sempre. Quando vedete che il burro di cacao si solidifica un pochino, allora lo colate e lo cacciate velocissimamente in freezer, subito. Mezz'ora, un'ora, se ve lo dimenticate un po' non importa, poi lo lasciate in frigorifero una notte, il giorno dopo è pronto. Guarda, ce la sta facendo. Non a caso comunque c'è la mano di una cosmetologa. Prego, guarda, ti lascio fare così intanto che... Nel frattempo io vi farei vedere il risultato finale e quindi tutte le forme in cui può essere declinato quello che abbiamo fatto fino adesso. Perché andiamo anche verso il Natale, no? E magari invece di fare la corsa ai regali, proviamo a regalare anche un po' di tempo alle persone, un po' di tempo per noi, un po' di tempo donato, doniamo il tempo, no? Che è una delle cose più preziose. A seconda dello stampo che voi utilizzerete, della vostra creatività, quello che può uscire è questo. Questi li ho fatti ieri, nella scatola del cioccolato. Questo potrebbe essere, col cioccolato bianco, il nostro fondente per il corpo, lo vedete, no? Questo voi lo appoggiate e si fonde a temperatura 37-38 gradi, quindi quella della pelle una volta che lo massaggiate. È nutriente, fatelo. Quando uscite dalla doccia, che avete la pelle ancora un po' più calda, è una goduria, perché si scioglie quello di cui la pelle ha bisogno e ce l'avete sempre lì. E questo lo potete regalare senza problemi perché si conserva molto tempo. E questo è uno. Ma, vai, cola, poi lo mettiamo sotto. Se abbiamo messo la nostra scorzetta di arancia sopra, quello che può succedere è avere una specie di tortina che poi è fondente da questo lato, carino. Il nostro scrub che noi abbiamo messo nel freezer, ovviamente, verrà così, come un cremino, perché avrà una parte comunque di burro di cacao che rimarrà in superficie, non so se lo vedete, sì, e quindi questa sarà una parte comunque nutriente. E qui avremo tutto il nostro zucchero di canna, che è la nostra parte scrub. Questo tenetelo in frigorifero e poi quando lo andate sotto la doccia, lo prendete direttamente dal frigorifero perché è molto fondente. Magari in casa in questi giorni ci sono stati durante l'estate dei gradi molto alti, rischiate che si sciolga un pochettino. Ha un effetto scrub nutriente fantastico, può essere usato anche leggermente sul viso. Quindi sfogandosi poi con la creatività, cosa succede? Che se avete uno stampo, si vede? No, se avete uno stampo a puzzle, quello che potete fare è un puzzle nutriente e un puzzle di scrub e diventa una cosa molto carina, no? Anche da regalare. Potete cambiare il colore, avete visto, abbiamo usato il cacao, potrebbe diventare più scuro, potreste farlo con lo zucchero, magari bianco, lo macinate leggermente col mortaio, lo fate bianco candido. L'ultima cosa che ci tenevo, e poi concludo, è che questo scrub da doccia mi è venuta l'idea di utilizzare una formina di una ciambella e guardate cosa è venuto fuori. E questo è insomma un po' quello che si può ottenere anche con una ricetta semplice come questa, con un po' di creatività e diventa anche un oggetto molto carino da utilizzare e da regalare. E anche tutti gli stampi che abbiamo
in cucina, che di solito li usiamo magari per il ghiaccio piuttosto che per i biscotti, piuttosto che per altro, iniziamo a vederli in chiave anche di cosmesi, diciamo, in chiave cosmetica, per poter realizzare queste cose fantastiche. Io non so voi, io quando c'è Patrizia qui di fianco a me mi emoziono sempre, ma è talmente brava, è talmente sapiente in queste cose, che trasmette proprio questa bella cultura, che è una cultura del ritorno alle origini, del meno piuttosto che del più. Ricordatevi di annusare. Ricordatevi di annusare tutto. Quindi, secondo me quest'anno ci siamo fatte un bel sciacquo. Ce la siamo goduta, sì, molto, sì, molto, molto di più. Grazie a tutti. Voglio sottolineare il fatto che Patrizia ha fatto comunque un bellissimo libro. Non voglio anticipare altro, però al momento c'è Io resto bio, che è un libro che ha scritto, se si può dire, sì, sì, a quattro mani insieme a sua figlia Alice. Mia figlia, che aveva 10 anni. Durante il periodo del Covid. È un libro, diciamo, non autoprodotto, però più o meno sì, nel senso che è edito macro edizioni, sì, sì, però che Patrizia ha curato dall'inizio alla fine. E in questo libro vi posso assicurare che, oltre alle ricette per fare dei cosmetici in casa con la dispensa che probabilmente abbiamo ognuno di noi, si sente proprio l'amore che c'è per questo mondo, che è il mondo cosmetico, il mondo del biologico, il mondo del sociale, dell'etico e dell'equo. Si chiama Io resto bio perché in quel periodo c'era l'hashtag Io resto a casa, no? E io non potevo più andare in laboratorio e quindi mi sono ricreata il laboratorio a casa, quindi tutte le sere, per ogni giorno di quarantena, abbiamo fatto 40 ricette dove io un po' facevo con quello che avevo in casa, ed è qui che ho scoperto molte delle cose che condivido. Mia figlia scattava col cellulare, quindi ci sono tutte le ricette, sono tutte passo a passo scattate. E con Io resto a casa, io ho sentito che dovevo tirar fuori la mia resistenza, che era Io resto bio e resto a fare la mia battaglia sul naturale, insomma. Grazie. Quindi Patrizia si è gentilmente offerta per fare il firmacopie del suo libro, che potete trovare nella libreria dietro alle vostre spalle, dietro allo Show Cooking. Io ti ringrazio di nuovo, grazie, è stato bellissimo. Grazie. Grazie a voi per averci seguito.